Allora, un giro dei vecchi fari alogeni che vorrei riutilizzare. Io ho comprato su un sito questi LED che praticamente vanno collegati direttamente in 220. Non hanno bisogno del trasformatore o un inverter, come praticamente bisogna saldare un filo qua, poi un po' gli elettricisti si incavoleranno perché io non sono un elettricista. Cercherò di fissarlo qua dentro, poi faccio passare i cavi dietro e cerco di farmi un faretino un po' artigianale male. Allora, la prima cosa è prendere un paio di fili, non uguali, perché gli elettricisti mi incazzeranno, ma io me lo faccio in casa e mi va bene così, tagliati da una parte normali, da una parte un po' più corti. Allora, uno andrà saldato in L e l'altro andrà saldato in N. Guardatevi magari un tutorial come saldare bene perché io ripeto non sono esperto, mi arrangio, però qualcuno sicuramente vi può insegnare meglio di come faccio io. Saldato male, ma saldato. Andate a vedervi un tutorial, va. Poi fissatelo con un 4 viti, sarebbe meglio, e il bel lavoro sarebbe ritagliare il faretto dietro per far uscire solo la luce, ma dato che io lo metto in un punto dove lo vedo solo io, mi va bene anche così. E poi basta far passare due cavi dentro nel buco per arrivare dietro, lo mettete dentro e avete il faretto LED. Il risultato finale è questo qua. Adesso il difetto del telefono. Calcolate che questa è un 100 watt e più o meno costa 3,50 euro sui siti, diciamo, economici. E questo costa circa 1,50 euro. Quindi con 1,50 euro più due cavetti, un filo di stagno, vi potete convertire i fari alogeni.